Ciao a tutti, con questo video oggi vi voglio far vedere quanto può essere comodo, rapido e veloce livellare la vostra Ender 3 grazie all'utilizzo di due cose. La prima, un G-code automatico. In pratica è un codice G di una stampa che non esiste, che fa spostare l'ugello della vostra stampante in vari punti del piatto di stampa affinché voi, senza dover spostare manualmente il piatto, possiate regolare in modo costante e preciso il vostro piano di stampa. E grazie anche all'utilizzo di un'altra cosa, la carta centesimale. Questo è acciaio centesimale da 0,05 mm. Lo si trova soprattutto in negozi e rivenditori di articoli per lavorazioni meccaniche, meccanici, tornitori, ed è eccezionale perché è rigido, ha uno spessore veramente uniforme, non si comprime come potrebbe fare un normale pezzo di carta, il quale, quando siete già vicini al livellamento da 0,1, comincia a sbattere contro il bordo dell'ugello, cosa che invece questo non farà mai. Anzi, c'è una sola nota negativa, che se avete degli ugelli notturni di scarsissima qualità e cominciate troppe volte a sbattere di taglio contro il bordo dell'ugello, rischiate di rovinarlo. Non dico di spezzarlo, ma a lungo andare lo potreste rovinare. Altrimenti, se utilizzata a modo, questa carta centesimale è eterna e vi permette di fare dei livellamenti pari al Z offset impostato di default nel vostro firmware. Tornando al codice, lo trovate su Thingiverse, ne trovate diversi. Io ne ho preso uno da Chip, quello del canale YouTube, l'americano. L'ho modificato, l'ho reso più veloce, gli ho dato 5 punti fissi. Ho commentato tutte le righe del codice per spiegare a chiunque voglia come e cosa modificare, tra cui ad esempio la temperatura, perché il codice che ho creato preriscalda il piatto di stampa. Personalmente stampo sempre a 40 gradi di partenza, il PLA, mentre invece il PLA Plus della Filo Alfa lo stampo a 60. Quindi, come agire? Andate su Thingiverse, cercate questo codice, lo installate nella scheda SD. Una volta inserito nella scheda SD, andate ovviamente nel normale flusso di stampa, cercate il codice che io tengo sempre doppio nella scheda, una a 40 gradi e una a 60. Imposto quella a 40 gradi, il piatto era già a una trentina di gradi e la stampante comincia a preriscaldarsi, già è a 31. A questo punto attendiamo che il piatto si riscaldi e appena il piatto avrà raggiunto la sua temperatura, l'ugello si sposterà in maniera precisa e automatica già nella prima posizione. Sì, da me se non dà quattro bastonate sull'asse Y non è mai contento. Ora, grazie a una action cam cinese modificata con teleobiettivo, potete vedere la soggettiva precisa ingrandita dell'ugello. Anche senza guardare, io passo la carta centesimale sotto l'ugello e sento che non ho il benché minimo attrito, sono un po' alto. Ecco che allora stringo ed ecco che, grazie all'acciaio e all'ottone che strofinano tra di loro, io avverto una sorta di leggera vibrazione sia sulla vite di regolazione sia nella mia mano destra e so che sono a 0,05. Fatto. Senza scompormi più di tanto, clicco la manopola e siamo nella posizione 2. Stessa cosa, non guardo nemmeno, non mi abbasso neanche, non mi faccio venire nemmeno il torcicollo. Ok, sento che passo troppo facilmente. Stringo, stringo, ecco, primo attrito. Direi che ci siamo. Punto 3. Qui addirittura faccio con una mano sola. No. Sono ancora molto alto. Ecco no, sto toccando. Mi raccomando, non insistete troppo. La carta si inserisce in una maniera molto soffice, diciamo. Sono in grado di passare in tutte le direzioni sotto l'ugello, senza che la carta si impunti e senza che l'ugello sento che venga alzato. Mi sposto al punto 4. E niente. Il codice, in particolar modo quello che ho creato, fa ripetere questi passaggi
Tre volte. Perché tre volte? Perché spesso quando il piatto è veramente fuori livello, fuori livellamento, ho visto che due passaggi non sempre sono sufficienti. Allora, tre giri non si sbaglia. Se per voi sono troppi, che vi annoiate e non ne volete fare tre, potete aprire il G-Code con il Notepad e grazie ai commenti che ho lasciato nel G-Code potete cancellare e eliminare le righe che non volete far eseguire al codice. Ecco che siamo al secondo giro. Qui sento che sono un po' troppo schiacciato, alzo leggermente e vado avanti. Avanti. Ecco vediamo anche da quest'altro lato. Perfetto. E niente. Adesso facciamo, ad esempio, il terzo giro di calibrazione, a mio avviso non è necessario, sono già a posto e faccio concludere il codice perché? Perché ho impostato il codice in modo tale che terminato l'ultimo ciclo, che può essere il secondo, il terzo, potete stabilirlo voi, il piatto non vada in auto home, ma posizioni l'ugello in alto a sinistra affinché voi possiate spruzzare la lacca. E a questo punto, mettendo la mano davanti, do una spruzzata di lacca, metto sempre la mano qui per non far finire la lacca tutta dentro la ventola, e il gioco è fatto. Il livellamento è stato completato. Vi assicuro che al di fuori delle tempistiche del video su YouTube, questa procedura di solito la faccio in meno di 3 minuti, anche meno, specialmente se poi la ripeti ogni giorno e non aspetti che il piatto finisca completamente fuori livello. E niente, spero che anche voi possiate apprezzare la comodità nell'utilizzare questo genere di codici e soprattutto la precisione e la bellezza di usare la carta centesimale. E nel prossimo video vi farò vedere un codice simile a 9 punti che vi permetterà di vedere come compensare e spessorare le concavità e le convessità del piatto di stampa e sempre grazie alle carte centesimali, alle carte normali, alla carta stagnola e a un codice automatico a 9 punti. Grazie per la vostra attenzione e spero di aver aiutato qualche neofita veramente alle prime armi o anche qualcuno che magari ancora utilizzava metodi, come dire, antiquati, manuali, con tutti i relativi rischi e scomodità. Grazie ancora di tutto e niente, buona giornata e buone stampe. Ciao!